l'occasione sfumata. Prova con la palla lunga. Candreva scatta verso il pallone. Smanaccia, via via il pallone. Prova il tiro. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Bordate del genere possono essere pericolose anche da quella distanza. Non stavolta però. Herrera. La mette sulla sinistra. Ilicic. De Roon. Il Galatasaray sta tenendo alti entrambi i terzini. Vogliono aumentare la spinta sulle fasce, limitando l'avanzata degli esterni avversari. E per farlo li pressano alti, in modo da bloccare la loro azione proprio sul nascere. Esatto, bravo. Cercano di costringerli ad abbassarsi il più possibile, con il risultato di limitare i cross e i rifornimenti agli attaccanti avversari. Juan Jesus sbroglia la situazione. Candreva recupera un buon pallone, manco fosse un difensore. Nel calcio di oggi ormai tutti gli allenatori chiedono questo tipo di sacrificio agli attaccanti. Prova la giocata nello spazio. Colpisce il pallone. Peccato, perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Hanno sfruttato in maniera perfetta lo spazio dietro la linea difensiva. E poi, quando la palla arriva così precisa, è difficile non andare in porta. Koke, tocco morbido. Può cercare il taglio in mezzo. Baines. Cross deviato dal difensore, corner. C'è il colpo di testa! E hanno sfiorato il gol. Davvero di poco. Qui la palla ha proprio sfiorato lo specchio della porta. Josip Ilicic. Koke va a raccogliere il passaggio. Baines. Ilicic. Niente gol né da una parte né dall'altra. Tenta, la toglie dalla porta. Rapido qui il difensore. Ferma il cross ma concede l'angolo. Occhio al tiro. Buon recupero, anche se questo... Il direttore di gara interrompe l'azione. Si ripartirà con un calcio da fermo. Può concludere. Arriva Willian. Ha bisogno del sostegno dei compagni in questo frangente. Willian riceve la palla. Prova a verticalizzare. Josip Ilicic riceve in ottima posizione. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Lancio lungo del portiere. Koke si è fatto trovare pronto. È rimasto intrappolato nelle maglie della difesa e non è riuscito a mettersi in posizione per tirare in porta. Kluivert. Candreva. Kuzawa è l'autore del fallo. La toglie dalla porta. Candreva. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. Prova il filtrante. Cerca lo spunto. Attenzione. Forman dice di no. Che grande parata. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Va di testa.
e c'è il gol del Galatasaray. Calcio d'angolo battuto benissimo, colpo di testa preciso. Questo è un colpo di testa da manuale, la coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. L'arbitro è stato chiaro, questo è l'ultimo avvertimento, o la smette o si becca il cartellino. Dovrà fare molta attenzione d'ora in avanti, la partita è ancora lunga e l'arbitro lo tiene d'occhio. Pastore. William la gioca a sinistra. Uzawa, il suo pallone è morbido. Non c'è fuorigioco, si va. Lungo passaggio in avanti. Pastore prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Vuole la profondità. Passaggio in avanti nello spazio. Si libera la grande. Candreva! E pallone che termina largo non di molto. Un tiro tecnicamente ben eseguito. È stato solo sfortunato a non trovare la porta. E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Devono continuare a credere in se stessi e insistere nel loro modo di giocare. Così possono ribaltare la situazione. L'arbitro ha già fischiato l'inizio di questa seconda parte. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Pericolo! Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Koke. C'è la palla lunga, in avanti. Kluivert. Sulla destra, possibilità per Candreva. Dani Alves. Candreva cerca spazio. Buono l'intervento del difensore che concede comunque un calcio d'angolo. E passa. Cross di Baines. Passaggio intercettato. Occhio al tiro! Fuori di pochissimo! Arriva William, prova con la palla lunga, riceve in aria. Mi sembra che abbiano deciso di non forzare il pressing per non sbilanciarsi. Ma dici? Sì, cercano di tenere le distanze giuste, puntando a intercettare la palla piuttosto che intervenire in tackle. Non vogliono farsi superare con giocate in profondità o addirittura nell'uno contro uno. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Pastore. Stavano subendo un contropiede insidioso, ma ci hanno messo una pezza. Baines cerca il passaggio profondo. Kluivert la gioca all'indietro. Il Manchester ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. Non hanno altra scelta. Devono buttarsi in avanti. Infatti. Prova la giocata nello spazio. Josip Bilicic. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Può provare. Beffa l'estremo difensore. Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Grande azione. Tutta la squadra si è mossa perfettamente, con i tempi giusti. Ha sfruttato nella maniera migliore questo contropiede. La gara sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo gol. La partita ha sicuramente un padrone adesso. È chiaro che due gol di differenza cambiano le dinamiche di gioco per entrambe le squadre. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Palla fuori, il gioco riprenderà con una rimessa. Dani Alves ci mette il fisico e conquista il pallone. Cerca un compagno. William scatta verso il pallone.
Bell'anticipo, pericolo sventato. Pastore. Prova il filtrante. È davvero una bella serie di passaggi questa. Prova la giocata. Bella parata! Candreva! Cerca un compagno. Opta per il lancio lungo. Baines legge bene l'azione, blocca il pallone. Willian gioca con un pallone lungo. Possibilità per Candreva. Allarga il gioco. Candreva. Koke. Non può sbagliare. Il Manchester sembra un po' corto di idee in questa fase. Cercano di aggirare la difesa con la loro rete di passaggi, ma è una strategia che non sembra funzionare. Pastore prova a prolungare. L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco. Il mister vuole cambiare qualcosa. In effetti. Celtic colpisce di testa! E potevano portarsi sul 3-0. Avrebbe potuto chiudere il discorso qualificazione e lui lo sa. Passaggio sulla destra. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Pallone lungo in verticale. Riflesso qui. Vuole la profondità. Errore qui, pallone sprecato. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Koke. Qui deve. Il portiere si oppone. L'arbitro controlla l'orologio e dice che può bastare, tutti sotto la doccia. Ci hanno messo tutto l'impegno possibile, ma alla fine non sono riusciti a portare a casa il risultato. E questo è il calcio. Puoi giocare meglio o peggio, essere il più forte o il più debole. Alla fine quello che conta è vincere. Che partita ti è sembrata, Luca? L'attacco ha proprio sparato a salve oggi. Non sono riusciti ad aggiustare la mira e quando c'era la mira mancava la potenza. Devono invertire questa tendenza prima che sia troppo tardi. Non ci resta più molto tempo. Un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. È stato un onore, come sempre.